Centinaia di persone alla Camera Ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso ieri all'età di 84 anni. La moglie, Maria De Filippi, è arrivata da un ingresso laterale. Con lei il figlio adottivo della coppia, Gabriele, in lacrime. Insieme si sono messi in prima fila nei posti per parenti e amici e la conduttrice, completo e occhiali neri, continua a parlare con il figlio per consolarlo, guardando anche il flusso di persone che arriva in omaggio al marito, ad attendere in Campidoglio gli altri due figli di Costanzo, Camilla e Saverio. Lino Banfi, Valerio Mastrandrea, Fiorello, Paolo Abalare, Gianni Ippoliti, Mara Venier, Pierluigi Diaco, che è scoppiato in lacrime, Rudy Zerbi, Ermete Realacci, sono alcuni dei personaggi noti arrivati a rendere omaggio. Mastrandrea ha posato sulla bara una rosa bianca. La premier Giorgia Meloni alla Camera Ardente è stata accolta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.